Benvenuti a tutti in un nuovo video di English Class, il sito internet dedicato all'apprendimento della lingua inglese online. In questo quarto video dedicato al nostro London Tour, lasciamo le luci e l'atmosfera suggestiva della meravigliosa city che abbiamo visitato by night e ci spostiamo più a ovest nella bella zona di Westminster. Westminster è forse uno dei quartieri più conosciuti di Londra, il più rappresentativo e sicuramente uno dei primi, se non addirittura il primo, a cui si pensa quando si ricorda la capitale inglese. È a Westminster che si trovano infatti il Buckingham Palace, Westminster Abbey e il Parlamento, la cui famosissima torre con l'orologio, il Big Ben, è divenuta il simbolo stesso della città, un po' come la Tour Eiffel lo è della città di Parigi. Situato nel centro storico di Londra, il quartiere di Westminster si presenta come una bella e ricca zona, piena di vita e movimento, turisti e autobus rossi, monumenti ed importanti edifici. Prendiamo dunque la metropolitana e raggiungiamo la fermata di Westminster attraverso le linee Circle o District, rispettivamente di colore giallo e verde, e la Jubilee in grigio. Usciti dalla metropolitana, dobbiamo percorrere solo pochi metri per raggiungere le Houses of Parliament, il Parlamento inglese, uno dei monumenti più famosi di tutta Londra, il centro del governo britannico e della vita politica della Gran Bretagna. L'edificio, che ispira un senso di stabilità e tradizione tutte britanniche, si trova proprio sul lungo Tamigi, il fiume di Londra, e si specchia nelle sue acque azzurre. Al suo interno si trovano la Camera dei Lords e la Camera dei Comuni. È all'interno di queste solide, antiche mura che si riuniscono i membri del Parlamento, ed è qui che vengono create nuove leggi e prese le decisioni per governare il paese. Benché le Houses of Parliament siano composte da più torri, sono soprattutto due di esse ad essere molto celebri. La Torre dell'Orologio, dove si trova il celebre orologio Big Ben, che deve il suo nome probabilmente a Benjamin Hall, sovrintendente ai lavori durante la costruzione della torre. Non troverete in tutta Londra un orologio che segna un orario differente. E la Victoria Tower, su cui sventola la bandiera inglese quando il Parlamento si riunisce. Passato il Parlamento, attraversiamo il fiume Tamigi attraverso il ponte di Westminster, che ci porta dal West End all'East End, cioè la parte della città che sorge a destra del fiume. Sul lungo ponte, proprio sotto gli alberi, si trova un bel camminamento, un luogo tranquillo dove restare a contemplare il fiume e dove si ha una bellissima vista del Parlamento, ma dove spesso tira anche molto vento. Spesso e volentieri troverete lungo il ponte di Westminster anche dei suonatori di cornamusa, personaggi piuttosto comuni in Gran Bretagna. E se non soffrite di vertigini, provate a fare un giro sul London Eye, attraverso il quale potrete vedere dall'alto tutta la città. Dal Parlamento potremo facilmente e velocemente raggiungere la prossima tappa, l'Abbazia di Westminster. Ma la fredda mattinata e il vento gelido, nonostante sia una giornata di luglio, ci impediscono di proseguire il nostro percorso. Lo riprenderemo tra qualche ora, quando la giornata si sarà scaldata. Qualche ora più tardi decidiamo infatti di riprendere il nostro tour, ma arriveremo all'Abbazia di Westminster da un differente tragitto. Ci rechiamo infatti dalla parte opposta rispetto a dove ci trovavamo. Attraverso le linee Circle o District scendiamo alla fermata di St. James, e da lì raggiungiamo facilmente il celeberrimo parco che, sebbene piccolino, presenta uno scenario incantevole di aiuole erbose e fiorite ed alberi verdi. Famosissimo è poi il suo laghetto, popolato di anatre e altri animaletti a cui è possibile dar da mangiare.
un piacevole luogo di ritrovo nel verde che sorge proprio in mezzo agli alti e imponenti palazzi della città. Attraversato il laghetto, ci ritroviamo proprio al di sotto del Palazzo Reale di Buckingham Palace, un edificio che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Dimora della regina d'Inghilterra e della sua famiglia, il palazzo grigio dalla cancellata dorata ci appare maestoso e splendente, circondato da uno stuolo di fiori rossi. Davanti all'edificio si trova il famoso monumento dedicato alla regina Vittoria, il Queen Victoria Memorial. Davanti al Buckingham Palace si trova sempre una gran folla di persone, ma soprattutto in tarda mattinata, quando le folle di turisti si riuniscono nel largo spiazzo per assistere al cambio della guardia, che ha luogo alle 11:30. Dopo il cambio della guardia, costeggiamo nuovamente St. James's Park, percorrendo The Mall e Horse Guards Road. Abbiamo così occasione di vedere tutto il parco, i begli edifici attorno ad esso ed il monumento Guards Division Memorial. Giriamo a sinistra raggiungendo Great George Street, dove troviamo le famose cabine rosse d'Inghilterra. Da lì possiamo raggiungere in pochi minuti Westminster Abbey, bellissima e dalle dimensioni gigantesche. Un monumento antichissimo fu costruita più di 900 anni fa e famosissimo, nonché la chiesa anglicana più famosa di Londra. È qui che nell'anno 1953 è stata incoronata Elisabetta II, l'attuale regina, e prima di lei furono incoronati in questa stessa chiesa tutti i re e le regine d'Inghilterra. Da qui raggiungiamo la cattedrale di Westminster, che a differenza dell'abbazia è di fede cattolica, percorrendo Victoria Street. Westminster Cathedral, costruita in mattoni rossi, non è imponente e gigantesca come Westminster Abbey e anzi appare, specie a paragone dell'altra chiesa appena vista, piccolina, situata in un'area un po' appartata, ma comunque bellissima, dall'interno visitabile gratuitamente. Sembra quasi impossibile che proprio davanti ad essa possa trovarsi Victoria Street, che è invece una via affollata e ricca di negozi, specialmente ristoranti, pub e fast food. Un interessante e inaspettato contrasto tra la caotica modernità e il mondo antico e contemplativo della tradizione e della fede. Il nostro percorso lungo Westminster finisce qui, sebbene ci siano ancora tante cose da vedere. Per esempio Whitehall, una bellissima e larga strada a cui si accede a pochi passi dal Parlamento, che è stata la prima tappa del nostro tour di Westminster. Lungo Whitehall si trova nel numero 10 di Downing Street, la storica residenza del primo ministro inglese, e Scotland Yard, il corpo di polizia londinese, e diversi ristoranti come il Clarence, tradizionale ristorante pub inglese. Non più a Whitehall, ma poco distante, si trova anche il pub Sherlock Holmes, dedicato al famosissimo detective inglese, all'interno del quale ci si ritrova come catapultati nel misterioso e vettoriano set di uno dei celebri romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Whitehall termina a Trafalgar Square, ma noi decidiamo di raggiungerla non percorrendo questa strada, ma prendendo la metropolitana, e precisamente le linee Northern, di colore nero, e Bakelow, di colore marrone, scendendo alla fermata di Charing Cross.
Usciti dalla stazione di Charing Cross, eccoci già arrivati nei pressi di Trafalgar Square, la famosissima e grande piazza dedicata alla celebre vittoria dell'ammiraglio Horatio Nelson sull'esercito francese di Napoleone Bonaparte, dietro la quale si trova la National Gallery. In memoria della storica vittoria inglese, non solo è stata battezzata la piazza, ma si trova anche un bellissimo monumento al centro del quale si trova un'alta colonna terminante con la statua dell'ammiraglio. Anche stavolta la puntata del nostro London Tour è finita, ma ci rivedremo presto nel prossimo video, dove ci attendono Piccadilly Circus e Soho. Ciao a tutti!